Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi un video dedicato a lui, Fimi X8 Mini Pro. Questo drone che pesa 249 grammi, quindi non ha limitazioni dal punto di vista del patentino, non serve, basta solo il QR code che vedete io attaccato qua da parte, che si ottiene registrandoci sul sito di Flight, e poi basta una piccola assicurazione da circa 30 euro per poter pilotare in totale sicurezza e in regola questi piccoli droni. Lui, insieme al DJI Mini SE e all'Apsan Zenon Mini SE, rimane uno di quei droni che per iniziare è veramente spettacolare, perché vola benissimo, fa riprese video e foto più che buone e ci permette di avere dei ricordi familiari quando andiamo a fare delle gite davvero incredibili. Infatti questo video è dedicato a quelle persone che vorrebbero un drone per utilizzarlo nelle gite della domenica, quando vanno a fare qualche passeggiata, quindi niente di impegnativo, ma che comunque gli dia dei ricordi a livello video e foto da tenere per tutta la vita, con una prospettiva che non è quella di uno smartphone o quella di una videocamera. E con un drone di questo tipo, ragazzi, si ottiene veramente questo risultato. Infatti oggi farò delle riprese fatte in una mia gita familiare per farvi vedere cosa potete ottenere con lui senza impegno, spendendo una cifra non esagerata. Vi lascio qua sotto il link in descrizione con i coupon sconto se riesco ad ottenerli. E ragazzi, avere un drone tascabile come questo, che pronti partenza via, vola benissimo, totale sicurezza dal punto di vista del ritorno a casa, dei voli automatici, perché lui ha anche l'active track, quindi davvero, come vedrete, si ottengono cose super interessanti e ragazzi, da condividere su WhatsApp, su Instagram, su Facebook. Sicuramente abbiamo dei video veramente veramente fantastici. Poi anche a livello fotografico è tanta roba secondo me, ma è sicuramente uno dei tre droni entry level migliori al momento sul mercato. Quindi ragazzi, adesso vi lascio appunto alla mia giornata, alla mia gita domenicale con la mia famiglia, per farvi vedere appunto cosa possiamo ottenere con un piccolo drone di questo tipo senza spendere cifre allucinanti e avere comunque un risultato davvero davvero super interessante. Quindi potremmo farci seguire quando camminiamo, quando passeggiamo, o far seguire nostra figlia quando va con la bicicletta, e avere queste riprese che ovviamente con uno smartphone non potremmo avere, ma con lui sì. È veramente un drone incredibile per quanto riguarda anche la sicurezza di volo. Il ritorno video nello smartphone è ottimo, con un segnale sempre sempre preciso, quindi ragazzi, veramente super consigliato. L'unico difetto che ha per me questo drone è l'overing, o meglio, l'overing quando unisce i sensori che ha sotto, quindi sensori ad infrarossi più optical flow più GPS, perché se lui lo facciamo decollare in casa ha un overing pazzesco. Quando va in alto sopra i 5-6 metri un overing pazzesco, quando sta sotto i 5 metri, dove deve funzionare sia il GPS che l'optical flow, non è ottimizzato al meglio il sistema, quindi tende un pochino a muoversi. Ovviamente niente di pericoloso, però non sta fermo immobile, mentre in casa, dove funzionano solo i sensori perché il GPS non prende, è un chiodo. E quando è in cielo, ovviamente sopra i 5 metri, dove lavora praticamente solo con il GPS e non più con i sensori, è un chiodo. Dove unisce i due sistemi non è perfetto, però niente di scandaloso. Quindi ragazzi, detto tutto questo, adesso vi lascio l'immagine di una giornata semplice, di una giornata domenicale con la mia famiglia, per farvi vedere e farvi capire come con questi piccoli droni si possono ottenere dei ricordi incredibili da portarci con noi, che non è una prospettiva ovviamente, che è quella che abbiamo facendo delle riprese da terra. Quindi se questo video lo trovate interessante, mi raccomando, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, tante prime voli in FPV, stampe 3D. Sempre se vi va ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, ma soprattutto ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ma però adesso iniziamo questa gita familiare domenicale con lui, Fimi X8 Mini Pro. Ragazzi, iniziamo!